Ciao a tutti ragazzi, che sono Vissuma e oggi siamo entrati sull'archivio interno della mia PlayStation 4 con le clip su Yex di Final Fantasy X HD Master, anche le clip che mi triggano quando mi rivedo, quando rivedo la me stessa di 6 mesi fa che combatte con gli stili di combattimento che io non utilizzo più su sto gioco. Minchia, che titolone lungo che ho trovato per sta serie. Al peggio di Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, Cortex colpisce ancora. L'ultima volta ci siamo visto una bella fettina della lista delle mie clip perché ci siamo visti tutta la sfida per ottenere l'emblema di Venere, ossia ovvero la sfida dei custodi del villaggio dei Cactus del deserto di Baikal. Sono riuscito a farvi vedere tutte le clip in un suo episodio. E poi ci siamo visti un'altra carrellata di clip, sempre di quella fettina che ci siamo visti negli episodi che ho registrato ieri, in cui mi sono accumulato ho accumulato un sacco di sconfitte nei combattimenti dello Zulab. Però sappiate che entro le clip che vedete, entro penso una decina di episodi, sappiate che mi prenderò la rivincita. Cioè, nella chat del passato si riprenderà la rivincita, perché in questa saga di Extra devo ricordarmi di parlare all'imperfetto. Oggi ragazzi ho intenzione di farvi vedere in questo episodio, che sarà un pochino più lunghetto del solito, tutte e tre le clip dedicate alla rovine Omega, perché finalmente a partire da questa clip del 18 aprile, che tra l'altro è un bel distra fa un bel facciamo un bel salto temporale. Da questa clip, l'ultima che abbiamo visto ieri, e questa clip, perché vedete che questa clip in cui otteniamo, abbiamo, in cui potenzio una delle armi dei 7 aste con non l'emblema di Venere ma l'emblema di Saturno, perché mi sono dimenticata le idee che nei scorsi episodi abbiamo visto come ho ottenuto prima l'emblema di Venere e poi l'emblema di Saturno, sbloccando almeno 10 boss, mostri boss nello Zulab, per farla molto breve. Vedete che da quando avevo sbloccato, da quando avevo potenziato l'arma correlata ai brani di Saturno alla clip, vedete che la clip risalente a quando ho potenziato l'arma con le brani di Saturno e la clip risalente a quando ho esplorato per la prima volta le rovine Omega, c'è un bel distacco di almeno 3 settimane, perché naturalmente non avevo sempre il tempo libero per giocare alla PlayStation in tempo libero, perché immaginate che era il mese di aprile e era tra l'altro il mio ultimo anno nelle scuole, era l'anno della maturità tra l'altro, quindi immaginatevi, l'unico passatempo che avevo tra uno studio e l'altro era andiamo avanti veloce. Ok, andiamo subito a seleziona livello. Quindi immaginatevi che nei mesi più intensi dei miei anni del superiore, quindi l'ultimo anno, come unico passatempo mi mettevo il giocare a Final Fantasy. Oh, the traitor Omega, yeah? Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So he's here? Scared? Not a chance. Ok, come avete visto, questo dungeon ha un filmato introduttivo perché è l'ultimo dungeon del gioco praticamente. Il dungeon con i mostri normali, tra virgolette, più potenti. Quindi, se qualcuno vuole fare una serie di farming, di punti esperienza su questo gioco, deve venire in questo dungeon, perché qui ci sono i mostri più potenti normali, e con normali intendo i mostri che ti trovi a combattere mentre gironzoli per il dungeon all'improvviso, ovviamente più forti del gioco, ripeto, perché qui ci sono delle bestie che sono più forti delle bestie dentro Sin. Perché in questo dungeon ci sono sia alcuni mostri provenienti dall'interno di Sin, infatti vedete che c'è la Damantat già come primo mostro che mi sono incontrata, che se vi ricordate era sempre un mostro dell'interno di Sin. Poi ci sono altri mostri leggermente più potenti e alcuni mostri che magari dentro si potrò vedere solamente nella zona chiamata punto di non ritorno, ovvero quella per cui poi si andrà diretta al boss finale, non si potranno salvare i progressi, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro di quell'area ci sono dei mostri esclusivi che non vedi da nessun'altra parte, a parte questo. Ok.
La musica di questo dungeon è la stessa musica che c'era normalmente prima sull'aeronave di Sid, prima che partisse tutto il casino dello scontro finale, perché adesso la musica sull'aeronave è una, però prima era questa musichetta qua che state sentendo. Allora, in questo dungeon, parlando dei mostri forti, c'è uno dei mostri più belli del gioco. Sta di fatto che mi pare che l'abbia beccato già alla prima. Ecco fatto. In questo dungeon, ragazzi, tra i mostri esistenti esistono i Mimic, che se non ve li ricordate chi sono quelle simpatiche bestie che solitamente fingono di essere dei forzieri per attirare le prede ignare del fatto che in realtà sono dei mostri che stanno per mangiarli un solo boccone. Perlomeno così era in Final Fantasy XII. E bello è che i Mimic non li fa Final Fantasy hanno un aspetto diverso. Qui sembrano degli spiriti indemoniati che si animano e prendono forma con legno e la pietra del... Intanto qui ho notato che è immune all'Ade, il carissimo Mimic. Qui sembrano, stavo dicendo, degli spiriti demoniati che prendono forma di certi tipi di mostro. Ogni volta, tra l'altro, di una forma diversa, con i pezzi di legno del loro forziere. In Final Fantasy XII erano dei ragnetti che si mimetizzavano mettendosi nella posa di un forziere. In ogni caso sapete che i Mimic dovrebbero avere tipo 150.000 punti vita, se non ricordo male. In ogni caso... O 100.000, penso 100.000. In ogni caso, è uno dei mostri più belli del gioco perché ti dà tanti punti esperienza? No, ti dà un botto di kill, 50.000 per essere precisi, a fine combattimento. E se alla fine del combattimento ci sta qualcuno con un'arma, con l'abilità... AP per 2, gil per 2, scusatemi, a fine combattimento guadagnerà 100.000 gil. Perché dico che questa è un affare, tra virgolette, in questo gioco? Perché dico che è un affare? Perché avere tanti gil in questo gioco potrebbe tornare molto utile, specialmente se si stanno cercando dei materiali rari, o se si vuole farmare punti esperienza magari combattendo qualche boss nello Zulab, perché anche loro fanno la loro parte dai punti esperienza e... sfere utilissime per potenziarsi le statistiche negli spazi vuoti della sfereografia, ok? In generale i guild servono tantissimo nella post-storia, delle cose post-storia di Final Fantasy X. Cioè post-storia, in realtà sarebbero robe previo boss finale, perché adesso quel livello di trama siamo poco prima del boss finale, però sapete come sono sti giochi. Una volta, se non lo sapete, ve lo dico subito, una volta i giochi si fermavano al boss finale e poi dopo il boss finale non potevi più salvare. C'era questa regola fissa qui che tu quando arrivavi al boss finale, l'ultimo salvataggio che ti ritrovavi era proprio l'ultimo del gioco e non potevi salvare oltre nella storia. Magari era anche un escamotage per fare in modo che tutti potessi rivedere sempre il boss finale, anche da questo punto di vista è una cosa molto carina. Infatti un po' mi scoccia in alcuni giochi, magari non potendo rigiocare più il boss finale con gli stessi filmati, eccetera, eccetera, eccetera. E ripeto, qui tutti avevano qui sempre l'autopanace impostata negli accessori. Qui ho scoperto che questi tizi possono trasformare in status pietra con un morso. Tra l'altro me ne ero completamente dimenticata. Insomma, tra un motivo e l'altro, in questo dungeon che mi è venuta l'idea inizialmente di dare a tutti quanti degli accessori con le stesse quattro abilità per ognuno. Per la precisione, autopanacea, difesa più da caos, difesa più da pietra e poi, se non ricordo male, HP Apeiron. HP Apeiron, tra l'altro, una delle abilità più utili del gioco, perché ricordo essere quella che ti permette di andare oltre i 9.999 punti vita. Parlando di HP Apeiron, prima ho detto che i Gil nella post-storia, delle cose secondarie di fine storia di Final Fantasy X, possono ritornare utili in vari modi, e uno dei modi in cui può tornare utile è prima di tutto per appunto guadagnare sfere allo Zulab sconfiggendo i mostri boss, perché allo Zulab combattere costa. La seconda cosa è
ottenere oggetti rarissimi da mostri specifici tramite l'abilità tangente. Tangente è un'abilità che in questa clip mi pare che non avevo ancora preso, infatti mi pare che nella clip lunga 58 minuti che, di cui vedremo parte nel prossimo episodio, cioè quella che ho titolato Farming Vario, ripeto, di quella clip non vi farò vedere tutto perché nel prossimo episodio devo vederci anche un altro paio di clip, quindi è lunga 58 minuti quella clip là, però vedrò di tagliare tantissimo, andremo sempre avanti veloci quella clip. Intanto prima di continuare il discorso vedete che sto combattendo adesso in questo momento, già del passato anzi, sta combattendo contro un Mastro Tomberry, che per qualsiasi azione che gli fai ti contrattacca con Astro Generale, che per chi non sapesse come funziona ti toglie tot punti vita in base a quanti mostri hai ucciso con quel personaggio. In parole povere, se non hai ucciso nessuno in teoria non ti toglie niente, in teoria, perché Tomberry c'ha il potere di utilizzare l'odio dei morti come arma. Allora, una cosa che non si può ripetere delle rovine over è questa: ci sono tre tesori ogni tot, qui tra l'altro come una sbadata, non avevo pensato che quel forse a destra potesse essere un mimic, non l'ho pensato, mannaggia a me. Ecco, una cosa, una pecca delle rovine Oberg è che la prima volta che passi ci sono questi forzieri che se non becchi quello giusto al primo tentativo gli altri spariscono. Qui non avevo ancora capito che i mimic mi erano importanti, l'ho capito dopo, infatti dopo quando ho realizzato che mi sarebbero tornati utili i migliaia di gil ottenuti coi mimic. Realizzato che mi sarebbero tornati utili in futuro, mi sono pentita poi di aver saltato alcuni mimic in questa prima ispezione, spedizione delle rovine Omega. Perché dico che questa è stata la prima spedizione? Perché in questo dungeon avevo letto esserci uno dei boss più potenti del gioco e lì mi sono subito cagato sotto, ho detto oddio, un altro super boss questo, sicuramente se vado ad affrontarlo subito muoio. Quindi questa è la prima spedizione del dungeon, perché a un certo punto mi fermo, arrivo a un punto e poi torno indietro. Tornando al discorso degli inutili, dovete sapere che allora per l'abilità HP Aperion, con l'abilità HP Aperion possono tornare molto utili i guild. Perché ragazzi? Per riuscire a modificare un'arma con l'abilità HP Aperion è necessario avere 30 ali per l'ignoto. Oggetti che possono essere ricavabili dal mostro, da un boss dello Zulab, da un prototipo Zulab che dovrebbe essere Shinryu. Sì, Shinryu. E poi uno alla fine di ogni combattimento, se lo ammazzi con ultracini invece sono due. Oppure si potrebbe ottenere delle ali per l'ignoto da un morboro o da un gran morboro tramite il comando tangente, che è un'abilità che come dice, potrebbe fare intuire il nome, è un comando in cui tra virgolette ti vendi, perché con questo comando se tu dai un numero preciso di kill al mostro, lui se ne va e in cambio ti regala anche un oggetto, di solito anche molto raro. Ricordo bene che se dai al mobo con l'abilità tangente 675.000 kill, segnateveli, 675.000 kill precisi, lui ti dava fino a 4 ali per l'ignoto, ma a volte in rari casi poteva darti addirittura 5, nei casi più sfigati di 3, nei casi più sfigati te ne dava 3. Il Grand Mobber invece non ricordo specificatamente quanti ghi bisogna dargli, adesso lo vado a cercare, perché l'informazione è utile questa. Ricordo che però era più del doppio dei ghi che bisognava dare al Mobber, in ogni caso ricordo bene che il Gran Morboro, visto che appunto devi dargli più o meno il doppio dei gil che dai a Morboro con tangente per ottenere le ali, dovrebbe essere, visto che gli davi il doppio, gli dovrebbe dare 8 ali per l'ignoto in un colpo solo. Ma visto che questa non è una probabilità fissa, il fatto che ti dia 8 ali per l'ignoto ogni volta, se sei sfigato te ne da 7 o addirittura 6.
Così come per quando uso tangente su Marlboro e poi mi ritrovo alla fine del combattimento tre ali e non quattro come volevo. Questo intanto Van era uno dei mostri che abbiamo visto nel punto di non ritorno del gameplay. Sto simpaticissimo mostro. A un certo punto ricordo che ho tolto l'arma dei sette asti a Kimai perché mi ero resa conto che sia utile, ma per quando vado a catturare i mostri forse era meglio rimettergli l'arma normale, perché è meglio sempre che ce l'abbiamo tutti l'arma con l'abilità cattura, così da non dover fare 1000 giri. Allora. Ah, sì, è vero. Tom Berghi si avvicina nei primi 4 turni e quando riesce ad arrivare ammazza tutti. Infatti non l'ho mai fatto arrivare e non voglio sapere cosa succede quando arriva. Ecco, un'altra pecca del Tom Berghi, è vero. Allora, comunque io stavo cercando HP Aperion, eccolo qua. Allora, HP Aperion, dicevo, con la mossa tangente, ecco, allora. Al mobo, come ho detto, bisogna usare, su mobo bisogna, per ottenere tipo 4 ali per il mio turno un colpo solo, bisogna dargli 675.000 gil con la mossa all'abilità tangente. Che mi pare di aver sbloccato sempre nel video farming che ho intitolato Farming Vari qui sul mio foglio. Lungo ben 58 minuti, di cui taglierò parecchie parti. L'altro mostro, ho detto, da questo posso ricevere addirittura 8 ali per l'ignoto, è il Gammorboro, a cui bisogna dare 1.600.000 gil. Quindi più del doppio di quello che dovresti dare a Morboro per ottenere la metà di questo numero di ali. Io automaticamente, quando ho letto che a Gammorboro bisognava dare più del doppio rispetto a quello che davi al mobo normale, ho detto no, piuttosto faccio sempre tangente sul mobo normale, tanto magari ci guadagno di più. E infatti l'unica volta che ho provato a usare il tangente sul Gammorboro mi ha dato 6 ali per l'ignoto, ci sono rimasta malissimo perché per l'appunto qui c'era scritto sulla guida che te ne dava 8. Ho detto no, basta, io non do più ghilla ai Gammorboro, solo ai Morboro, quelli normali. E ovviamente dove andavo a trovare tutti questi Morboro con cui ho usato, su cui ho usato la tangente? Ma nello Zulab ovviamente, perché nello Zulab una volta catturati i mostri li puoi affrontare tutte le volte che vuoi. E no, non diminuiscono i numeri dei mostri catturati. Quindi se hai catturato 10 Morboro e affronti un Morboro allo Zulab, poi non è che il numero si riduce a 9 perché hai ridotto il numero dei mostri catturati. No, quella logica non esiste, anche se sarebbe fisicamente logico, perché dici a dove li reperisci se no i mostri. No, nello Zulab non si segue questa logica. Tu una volta catturati i mostri li puoi affrontare quando vuoi, tutte le volte che vuoi. Quindi insomma, off camera, quando ho realizzato che lì mi servivano, prima andavo a fare incetta di ghil qui alle rovine di Omega, sconfiggendo Mimic su Mimic, e intanto sconfiggendo anche mostri su mostri. Poi ritornavo allo Zulab e facevo un po' di tangenti, poi ritornavo qui a catturare Mimic. Tra l'altro, combattendo Mimic, perché i Mimic non si possono catturare, sono sbagliato, scusatemi. Trovavo anche una scusa buona per. Ho trovato anche una scusa buona per potenziarmi, perché nel mentre vi ricordo che. Quando i forzieri sono veri, questo dungeon mi triggero. In qualsiasi caso, perché per l'appunto, se
C'è l'opzione, o è un Mimic che ti dà 100.000 kill alla fine, o è un tesoro che ti dà la mega pozione dell'Elo, perché a un certo punto a fine gioco la mega pozione diventa uno strumento del cavolo, ok? Non sei molto felice. Mamma mia, qui si è avuto fortuna. C'è solo un forziere falso. Io al primo trio di forziere ho avuto la sfiga di beccare quello falso, fantastico. Qui intelligentemente finalmente ho sbloccato. Ecco, ho fatto il Mimic. Che il Mimic può assumere o la forma della bestia, come vedete lì, o la forma della macchina, o la forma del Garuda, quindi dell'uccellone volante, o la forma del serpente, tipo Jormungand che abbiamo visto nello scorso episodio. Sì, nello scorso episodio sì, l'abbiamo visto. Abbiamo visto la clip in cui l'ho affrontato per la prima volta nello scorso episodio, sì. Insomma, quindi la maggior parte del farming off camera fuori dalle clip l'avevo passato in una prima parte nel farmare continuamente kill dai Mimic, che nel frattempo salendo di livello tutte le volte alle rovine Omega, e poi facendo un intervallo tra un farming e l'altro, andando allo Zulab a prendere a fare incetta di ali per l'ignoto, finché a un certo punto non sono arrivata a avere tutti quanti con l'abilità Cappiapegon nel menu, cioè di cui tra l'altro di quella schermata ho fatto pure lo screen, perché è un momento proprio da immortalare. La seconda parte invece l'avevo passata a reperire materie oscure su materie oscure allo Zulab, sconfiggendo un boss che poi facevo fuori sempre in un colpo. Tra l'altro qui è già a furia di parlare è finita la prima parte dell'esplorazione, ok. Passiamo subito alla... Perché mi ho fermata qui? Non lo so, ragazzi. Tra l'altro, ho per sbaglio saltato i pezzi in cui si vedeva Tidus scorrere, ma sappiate che sono tornato indietro e stavo proseguendo per il sentiero andando in avanti. Questo è Mimic, si è trasformato nella forma serpente. Insomma, serpente con le braccia, lui, serpente bello, con l'occhione in mezzo, che ti trasforma in pietra. Figo, figo. La seconda parte, stavo dicendo, l'ho passata soprattutto a far fuori un boss nello Zula, perché facevo fuori in un colpo solo con un personaggio che comunque è equipaggiato con l'arma di 7 asti che faceva fino a 99.000 danni, ok? Per ottenere materia oscura, perché ricordo tutti che la materia oscura è un altro importantissimo oggetto che serve soprattutto sulle armi per ottenere l'abilità Danni Apeiron. Per l'abilità Danni Apeiron servono, per essere precisi, 60 materie oscure alla volta. Quindi quando tu potenzi un'arma ti servono 60 materie oscure per dare l'abilità Danni Apeiron. Già vi dico che l'abilità Danni Apeiron l'ho data a Wakka e a Lulu entro la fine degli extra, perché visto che vi ho già detto che la loro arma dei 7 asti non l'ho potenziata al massimo perché richiedeva troppo la sfida, ok? La sfida la loro sfida, la sfida dei loro emblemi richiedeva troppo. Che non sto, neanche, non sto a ripetere che, in cosa consisteva, però mi sono dimenticato tutte le volte di attaccare alla fine il fantasma con qualcun altro e non con chi mai. Comunque non è il fantasma, è Aliman. Oh mamma mia, sei antipatico quello! Non l'elemento Neo, l'Esprit, ecco, l'Esprit. L'Esprit, raga, antipaticissimo, perché delle volte gli gira di tirarti addosso il veleno, a tutti tira il veleno e anche qualche dannetto. Ma quando vuole lui, non ha una regola fissa, a volte lo fa, a volte no. Utato sugli elementi neri è impossibile vedere quanta vita c'hanno. Bene, sappiate che hanno una fissa però di infliggere Berserk, come avete visto. Fortunatamente Berserk non ti rende, non fa colpire, non fa in modo che tu colpisca gli altri, però mi sono un po' sentita sfigata quando hanno preso, beh, hanno mandato in Berserk proprio l'unico personaggio che ha l'arma che non cattura i mostri, equipaggiato.
Insomma, stavo dicendo, la prima parte quindi del farming off camera, anche off clip, l'ho fatto quando cercando Ali per l'ignoto su Ali per l'ignoto, pentendomi in un primo momento di aver dato tutti quanti a Capia Pero, perché poi dopo ho dovuto ridare l'abilità a Capia Pero ad alcuni personaggi su altri accessori, perché le abilità che avevano quei accessori che su cui avevo messo l'abilità a Capia Pero, le altre abilità non andavano bene per fare alcuni boss. Ma questi sono dettagli. La seconda parte del farming in generale l'ho fatta formando materia oscura su materia oscura e battendo in continuazione un boss che allo slob facevo fuori sempre in un colpo solo. Ovviamente anche qui inutile dirlo che mi serviva comunque un botto di gil di riserva, perché ripeto, affrontare un boss allo Zula conviene, cioè quando affronti un boss allo Zula devi spendere un tot gil, ricordo. Inoltre ci ho passato più tempo del previsto a guadagnare materia oscura allo Zula, perché ricordo tutti che non è così facile, perché sì, tutti i boss ti possono dare una barra, due materie oscure a fine combattimento se li fai fuori con un ultracidio, ma è una possibilità su 8, quindi tipo il 15%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, dovrebbe essere tipo il 12% comunque. Ah, mamma mia, Gammobo, che schifo! Ecco. Se mi avessi inserito status causa a tutti avrei bestemmiato, perché avrei dovuto rifarmi chilometri di dungeon. Poi avevo pregato che non infliggesse, non tirasse più l'alito fetido, perché ecco. Perché il Morboro all'inizio del combattimento parte sempre con alito fetido, o quel che l'è, perché lui quando arriva ti rivalità in faccia. Mentre, comunque sì, una possibilità su 8 corrisponde al 12,5%. Ok, a parte questo, il Morboro a prescindere... Il Morboro quando lo incontri parte sempre con attacco prioritario e un alito fetido in faccia a tutti. A prescindere, il Morboro parte sempre così, infatti uno dei mostri più odiosi in Final Fantasy per un motivo. C'è un motivo se lo odiano tutti, il Morboro. Poi dopo, nei suoi turni normali, attacca una volta su tre con l'alito fetido, quindi... Oh, intanto vedi che come oggetto rubabile c'è Panace, attenzione. Facciamo vedere tutto lo schermo, proprio tutto, anche il sotto della TV faccio vedere. Madonna che tortura il combattimento contro il Morboro, soprattutto quando non sei potenziato per farlo fuori in un colpo solo. Mamma mia che schifo. Qui sono stata sfigatissima. Vabbè, dai, saltiamo questo ennesimo combattimento che è tutto uguale. Questa volta il Mimic si era trasformato nella macchina, come avevo detto, ed è già morto. Tra l'altro mi pare che i suoi punti vita vadano anche in base alla forma che assume, mi sembra. No, in realtà forse sono sempre così. Allora, questo è un trio diverso, dai, questo combattimento lo vediamo. Ok, non è ancora finita, pensavo fosse finita, va bene, parliamo qui che... Andiamo avanti, ok, perfetto, adesso... Trovato un dizionario Albed, come ci ha finito nelle rovine Omega, non si sa. Vabbè, adesso, vabbè, un altro Mastro Tomberg, qui saltiamo il combattimento, perché i combattimenti sono più o meno sempre uguali. E vabbè, sì.
Io volevo far vedere il pezzo cui correvo, ma a quanto pare. Comunque sì, sono andata sempre dritto. Sempre dritta. Ancora una volta sempre dritta. Va bene, va bene, va bene. Questa clip dovrebbe concludersi con una bella cosa. Una cosa molto bella. Che è dopo con l'ascensore. Vabbè, altri. Un fucile normale. Ecco qui l'ascensore preso. L'ha inventato la mappa, la vedete comunque là in alto a destra, quindi anche se tra un avanti veloce e l'altro non si capisce bene dove stia andando, c'è sempre la mappa là in alto. Oh, ecco fatto. A sorpresa proprio sto boss, mi sono cagata sotto quando l'ho visto, sapendo che l'ultimo boss del dungeon era così. Eccolo lì! Ultima weapon, battaglia a oltranza, dice solo questa la descrizione. Ecco, qui mi sono leggermente caccata sotto. Ma attenzione ragazzi, questo non è il boss di fine dungeon. Il boss di fine dungeon è molto più potente. Ok, intanto qui si scopre che è immune a l'antiscutum. A un certo punto ho smesso di provare a fare antiscutum alla gente, ricordo, perché ho detto vabbè, è inutile, tanto si sa che sono immuni a ste robe, i boss secondari. Andiamo a cercare le statistiche di Ultima Weapon perché non me le ricordo assolutamente. Quanto casa la musica del boss, la adoro. Attenzione, contrattacco di Kimari assicurato. E infatti, pum, 22.000 colpi. A 70.000 punti vita, solo. Infatti, ripeto, questo non è il boss finale del dungeon. Il boss finale, che io ritenevo più potente quando l'ho affrontato, devo dire, devo essere sincera. Ben 99.999 punti vita. Solo. Aspetta. Ah sì? Mi ricordavo che ne avessi di più! Sono triggerata anch'io, ragazzi! Mi ricordavo che ne avessi 999.000! Ah, sì, ecco! Infatti, bene che ho detto, mi ricordavo che ne avessi 999.000, scorro un po' la pagina e vado ancora giù. Effettivamente. Allora, infatti anche qui, infatti dovete sapere che ho appena scoperto, leggendo qui le statistiche, che nella versione originale del gioco, nella versione PAL, quindi la versione internazionale ed europea del gioco, i boss hanno statistiche diverse. Allora, qui adesso la signora Ultima Weapon qui, che non è il boss definitivo, non aveva 70.000 punti vita, ne aveva 99.999. E vai Valefo, bravissima! Mentre il signor Omega Weapon, che appunto è Omega, Omega come dicono? Sì. Cioè è facile chiamarlo così. Vieni qua, Omega dell'Elo! No, non funziona così, Tidus. I boss ti aspettano alla fine dei dungeon, si sa. Va bene, facciamo vedere l'ultima clip e poi finiamo l'episodio perché sì, è vero, sto sforando, però l'ultimo episodio è durato solo 20 minuti, quindi ci sta che questo faccia durare leggermente un pochino di più. Comunque sia, nella versione internazionale, insomma, il signor Omega il Weapon effettivamente c'ha il numero di punti vita che mi ricordavo io, ovvero 999.999, cioè proprio al limite, 1 milione per farla breve. Allora, qual è la particolarità? Questo è l'ultimo pezzo delle Rovine Omega. Qual è la particolarità di questo pezzo? Che la prima volta che ci passi, ad ogni zona grande, chiamiamola così, affronti dei mostri specifici. Poi quando hai sconfitto poi Omega, dopo i mostri cominciano ad apparire nel solito modo. Quindi mentre cammini, a un certo punto improvvisamente ti arrivano davanti alcuni mostri.
Ecco, nel mentre che combattevo qui ho iniziato un attimo a riflettere, perché sentivo che la musica non cambiava, che i mostri che apparivano erano piuttosto ostici. Ok, che due ali, ma non so chissà cosa, però un pochino ostici lo sono. Ho iniziato un attimo a riflettere, dopo due combattimenti sono corso via, sono tornato all'inizio del dungeon, incredibilmente senza morire, anche se mi sono ritrovato davanti qualche gran morboro. Ricordo bene che tutte le volte ho fatto la vita a gambe, via, via, scappa, scappa, scappa. Tra l'altro a un certo punto, mentre tornavo indietro dopo aver finito di registrare questa clip, ricordandomi che Auron aveva equipaggiato l'arma dei sette astri, perché gli aveva equipaggiato l'arma dei sette astri. E ricordandomi che la sua arma dei sette astri aveva l'abilità iniziativa, ossia l'abilità che ti permette di avere sempre comunque un primo turno in battaglia, anche se il nemico ha deciso l'attacco prioritario, tipo in questo caso. Tu puoi in ogni caso vedere di qui mi sa di aver, credo di aver avuto una fortuna allucinante qua, penso, perché mi pare che ora Moboro abbia attaccato qualcuno. Sì. Adesso qui ho avuto la fortuna che Mobo attaccasse qualcuno invece che riusare l'alito fetido. Bene, Esna su Lulu, perché il turno per il suo, il prossimo turno. Poi una panacea, perché Esna Lulu qui non la conosceva ancora come mossa. Insomma, avete visto qui la pratica di quello che vi stavo spiegando prima, ossia che un'arma con l'abilità iniziativa ti permette di avere sempre il primo turno in combattimento, anche se il nemico ha detto attacco prioritario. Tra l'altro, da notare quando sono saliti i danni di Auron, che non c'ha più tutti i punti vita massimi. Vi ricordo che la sua arma è 7 astri. Ha una potenza di attacco sempre più alta man mano che i punti vita del suo possessore scendono. Quindi, meno, in sostanza, meno punti vita c'ha Auron, più fa danni. È un po' rischiosa come logica, però efficace, a volte efficace. Qui c'è un forzerino, non è la strada giusta. In ogni caso, a un certo punto ho deciso di tornare indietro. Me lo ricordo bene, me lo ricordo bene. Ragazzi, mi sa che oggi avevo poco tempo per registrare, ma avevo comunque paura di registrare oggi questi video. Avevo detto che nel prossimo episodio vi faccio vedere alcune clip, tra cui poi anche una parte del Farming Vario, ma mi sa proprio che nel prossimo episodio vi faccio vedere solo una parte effettivamente della clip. Se non faccio in tempo ad arrivare fino alla fine, andando avanti veloce, perché magari riguardandomi la clip scopro che effettivamente dentro ci avevo messo un paio di molte cose interessanti. Ok, tralasciando questo combattimento, mi pare che non ci sia più nient'altro nella clip. No, questa è l'ultima cosa che c'era nella clip. Perfetto, allora dopo questa direi che possiamo fermare l'episodio qui. E nelle prossime clip vediamo di vederci una bella carrellata. Anzi, chiudiamo l'episodio con questa clip strana. Non siamo più a le rovine, siamo a Bishade, per un motivo che poi vi racconterò. Qualcuno mi può leggermente ricordare che cosa c'è alla fine di questo sentiero? Perché non me lo ricordo.